dobbiamo farlo tutti, dobbiamo vigilare tutti, a cominciare dalla stampa, perché abbiamo cominciato la partita, ma la partita è lunga ed è difficile, come ho detto. Questa terra di Sicilia è fatta essenzialmente da rassegnati e dalla peggiore politica, quella che mette i veti incrociati perché l'avversario non si muova e non abbia meriti. E non si capisce che quando si realizza un grande ospedale di target europeo, a vincere siamo tutti e non soltanto una parte. Ecco perché noi siamo andati avanti imperterriti come governo regionale e continueremo a farlo. Siracusa e la sua provincia, ma tutta l'area del sud-est, aveva bisogno di un grande ospedale razionale e articolato come quello che abbiamo visto. Il diritto alla salute è un diritto prioritario. In Sicilia non si fa una grande opera da 40 anni. Questo, se mi consentite, è solo l'inizio di una sfida. Ma intanto abbiamo lavorato molto perché abbiamo messo assieme tre livelli di attività, quella sanitaria, quella istituzionale e, se mi è consentito, anche la correttezza dei percorsi giuridici, perché il prodotto di questo risultato che era stato avviato nel 2018 è legato a studi che sono stati commissionati in materia urbanistica, a percorsi di progettazione, di concorso di progettazione che sono stati condotti, direi, in tempi record, e oggi con le deroghe quello di Siracusa sarà forse il primo grande ospedale italiano, certamente la prima grande opera pubblica nel Mezzogiorno d'Italia, che potrà vedere completata la fase di gara attraverso le forme del dialogo competitivo. Quindi sostanzialmente lasceremo alle nostre spalle quella triste esperienza dei grandi ribassi che poi bloccano le opere e faremo procedere in maniera affiancata il team della progettazione esecutiva con le imprese che dovranno presentare le loro offerte. Questo ci dovrà consentire di completare l'iter di gara entro la metà del prossimo anno. Un percorso corale, un sogno che diventa realtà. In breve tempo i cittadini della provincia di Siracusa avranno un ospedale moderno all'avanguardia, grazie alla sinergia istituzionale.